masturbata non forte male. Farei il masturbata non forte male. Non c'è nessun rimedio, la persa è un male nero. Io ho perso moglie e figli e non mi resta per la assegnazione. Io sono un saponaro, oggi non voglio lavorare. Non me la sento, mi voglio svagare e a Monte Pellegrino vado a cacciare. Amico mio, non ti spaventare, sono la Vergine Rosalia. Qui c'è il mio corpo, costruisci un carro e conducimi per le vie della città e subito la peste passerà. Muoviti e vai per Palermo e fai quello che ti ho detto. Poi confessati con vera umiltà perché fra 3 giorni andrai in cielo. Signore mio, scomparivo, è veramente la santa di Gesù. Oggi a Palermo, a giocare tutto a Monsignore. Verrà adesso distribuito il canto da Santuzza Santa Rosalia. Rosalia gli rimaneva 3 giorni e così è stato, è morto. E allora è vero, dobbiamo preparare tutto, mettiamo sopra un carro una statua della Vergine Rosalia, solo così la peste potrà passare. Buona idea. La verità è una sola, dove non ci hanno potuto 100 nomi di santi, ci potrà uno solo, quello di Santa Rosalia. Presto, andiamo anche noi dietro il carro trionfale. Ma è possibile, non c'è mai stato un trionfo a così stupendo. Ma organizzai io. Bello, bellissimo. Ma dopo 3 ore, mangiare niente. Andrò a casa a stare. A morire davanti al babà. È noi che fare i mangiari. Vieni con noi per tutte le strade, Santa Rosalia dobbiamo portare e con tutta la gente vogliamo gridare Viva Palermo e Santa Rosalia!
Se no assittati, lo trionfo, la santuzza va a cantare! Principale, la nostra Santa Rosalia, la maestra Lucia,
intanto voglio qua giù i genitori che hanno collaborato con la realizzazione del carro e tutto quello che riguarda i suppellenti del qui i genitori che hanno truccato i bambini qui dai Franzella, come stai? Alessia, Michela, Federica, dai, venite. La presidente dell'associazione, immaginiamo, grazie, vieni. E grazie all'associazione noi abbiamo avuto scenografia e costumi. Anche oggi per consegnare la bicicletta che abbiamo sorteggiato a Abel. Bravo! E mi chiede, Susanna, l'ultima porta. E invece c'è un'altra cosa. L'orologio non era stato sorteggiato.